Un carissimo benvenuto sul canale di Gianni, canale di tutorial per pianoforte, primo video del 2020. Oggi vi propongo un pezzo del 2000, scritto da Ramazzotti Cogliati al testo e da Antonio Galbiati alla musica. Il pezzo si chiama Più che puoi, brano portato al successo grazie anche alla voce in duetto della internazionale cantante Cher. Brano che mi è stato segnalato da alcuni di voi all'interno del mio canale e che ho avuto il piacere subito di portare sul canale. Vediamo il brano in tonalità di La minore. Avete visto nella parte introduttiva del video la solita demo con accordi in sovraimpressione. Studiamo adesso in maniera più dettagliata la modalità di arrangiamento e gli accordi. Come detto, brano in tonalità di La minore. Avremo poi sulla parte del cantato di Cher una modulazione in Si minore e il brano continuerà fino alla fine poi sulla chiave di Si minore. Cominciamo dall'introduzione. Già l'introduzione segue esattamente la struttura della strofa. Iniziamo con questo arpeggio di La minore, seguito da questo Mi settima, Mi maggiore settima, ma con il rivolto sul Sol diesis, quindi il basso da La si sposta sul Sol diesis. Terzo accordo, la mano sinistra esegue un Do maggiore settima e la mano destra poi continua questa settima con una nona, Re, e con una tredicesima, La, che è all'interno anche del motivo. Continuiamo con un Fa diesis diminuito, seguito da un Fa maggiore settima più. Intanto eseguo la melodia sulla parte introduttiva. Ci spostiamo su un accordo di Si minore settima, ma con la quinta diminuita. Ci spostiamo su un accordo di Si minore settima, ma con la quinta bemolle. Quindi, accordo di Si minore, Si, Re, settima La, e al posto della quinta naturale avremo una quinta bemolle, quindi il Fa naturale. E chiudiamo il giro con un Mi maggiore settima con la nona bemolle, quindi il Mi maggiore settima con il Fa. Rivediamo quindi gli accordi dell'introduzione, che saranno anche gli accordi della strofa, come detto, La minore, Mi maggiore settima con il basso in Sol diesis, Do maggiore settima, nona tredicesima, Fa diesis diminuito, Fa settima più, nona, Si minore quinta bemolle e Mi maggiore settima nona bemolle. Inizia così la strofa, che esegue esattamente la stessa sequenza di accordi. Attenzione adesso, mentre sulla parte iniziale del brano chiudevo dopo il Fa con il Si minore quinta bemolle e il Mi, ora la strofa prevede dopo il Fa questo Sol quarta Sol, quindi dopo il Fa settima più, Do maggiore settima più. E la chiosa con Si minore settima quinta bemolle, Mi maggiore settima nona bemolle. Quindi l'unica variazione è questa, perché sul passaggio tra la prima e la seconda parte della strofa, dopo il Fa maggiore settima, avremo Sol quarta Sol, Do settima più, Si minore quinta bemolle, Mi maggiore settima con la nona bemolle. Thank you.
continuiamo. Ora riprendiamo esattamente come l'introduzione, quindi dopo, sul secondo capoverso, dopo il Fa maggiore settima più. Chiudiamo il giro con Si minore settima quinta bemolle, Mi maggiore settima nona bemolle. Arriva poi la parte del ritornello, sempre in tonalità di La minore, ancora sulla voce maschile. Primo accordo appunto La minore, quindi eseguo un La minore con il basso rivolto sul Sol, quindi scende il basso dal La sul Sol e eseguo questo accordo Do Mi La Do, in pratica è la posizione di La minore o Do maggiore sesta se volete, con il basso in Sol. Re minore settima, Sol maggiore, basso sale in Sol diesis, accordo di Mi maggiore settima, ancora La minore, stessa tecnica di prima, basso in Sol, accordo continuo in La minore, e ora Fa settima più. Subito la variazione con il basso che scende sul Mi naturale e accordo di Do maggiore. Re minore settima. E usiamo la stessa chiosa di prima, Si minore settima con la quinta bemolle. Mi maggiore settima nona bemolle e La minore. Rivediamo il ritornello. Chiudo con questo La minore nona e inizia adesso la modulazione, andiamo sull'accordo di Si minore e rieseguiamo la stessa sequenza di accordi, questa volta trasponiamo gli accordi di un tono su e partiamo quindi in un accordo di Si minore, seguito da un Fa diesis con il basso in La diesis. Anche qui Re maggiore settima nona con la tredicesima, Sol diesis diminuito, Sol settima più, La quarta La, Re maggiore. E di nuovo Do diesis minore con la quinta bemolle, Do diesis minore settima con la quinta bemolle, ovvero Do diesis Mi Sol Si. E ancora Fa diesis maggiore settima con la nona bemolle. Gli accordi eseguono la stessa sequenza vista in precedenza, soltanto spostati di una tonalità superiore. Anche qui il ritornello uguale a prima. Ora, dopo la chiosa Do diesis minore settima quinta bemolle, Fa diesis maggiore settima nona bemolle, non torniamo sul Si minore, ma abbiamo questo bridge con questo Sol maggiore nona,
questa variazione, quindi due battute di Sol maggiore nona, seguite da basso che non si sposta dal Sol con accordo di La maggiore, quindi Sol, La con il basso in Sol, accordo di Re maggiore con il basso in Fa diesis, quindi parecchi rivolti su questa parte di bridge, torniamo in Sol, riepilogamo Sol, La maggiore con il basso in Sol, Re con il basso in Fa diesis, Sol. E ora abbiamo questo tipo di movimento. Quindi ho eseguito Re maggiore, La con il basso in Do diesis, Si minore con il basso in La, Do maggiore nona. Sto su questa battuta leggermente di più e poi mi sposto su un La nona settima undicesima, quindi La maggiore con la settima, con la nona, questo Si, e con la undicesima, questo Re. In pratica, se volete, sovrappongo l'accordo di La maggiore settima con la mano sinistra, un accordo di Sol maggiore con la mano destra. Per riprendere poi il ritornello. Rivediamo l'ultima volta il bridge. Quindi La maggiore settima nona undicesima, La maggiore. Questo movimento appunto con la quarta spostata di un'ottava, quindi undicesima. Fa rientrare il ritornello ancora in Si minore. Vediamo il finale, stessa chiosa di prima, quindi Do diesis minore, quinta bemolle. Fa diesis maggiore settima. Abbiamo questo accordo in sospeso, quindi Sol maggiore settima più. E ripetiamo lo stesso movimento, ovvero Do diesis minore, quinta bemolle e il Fa diesis maggiore settima. E chiudiamo con questo Si minore che alterna il Mi maggiore, accordo di Mi maggiore mantenendo il basso in Si, per tre volte. E chiudiamo di nuovo definitivamente con l'accordo di Si minore. Bene amici, spero che anche questo video vi sia piaciuto, lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, vi aspetto per il prossimo video, il prossimo tutorial o la prossima cover per pianoforte, sempre sul canale di Gianni. Un carissimo saluto a tutti e alla prossima. Ciao!